inizia una nuova esplorazione presso l'ennesimo stabilimento abbandonato. Vittima dell'ultima crisi economica, quest'oggi esploreremo un ex panificio, uno dei più importanti della zona. Azienda vittima della crisi economica e della cattiva gestione, per decenni il marchio Panem si vantava di essere il panificio d'Italia. Questo era soltanto uno dei molti stabilimenti dell'azienda. Era la sede posta nel comune di San Mauro Torinese. Questa fabbrica venne costruita tra gli anni 50 e gli anni 60, forte di una crescita economica esponenziale. Qui veniva prodotto pane fresco per gran parte del territorio e varie tipologie di pane secco. Lo stabilimento ha conosciuto varie fasi di aggiornamento e ristrutturazioni, come anche una ristrutturazione esterna mai terminata, forse avviata intorno agli anni 80. Primi segni di decadenza? Forse. Quel che è certo è che almeno fino ai primi anni del 2000, questa sede della Panem non sembrava conoscere crisi. Chissà quanti turni iniziati nel cuore della notte, i molti odori. Usando l'immaginazione sembra quasi possibile sentire ancora l'odore del pane appena sfornato. Pure si può ancora scorgere l'antica efficienza di questa fabbrica. Esistono ancora alcuni macchinari che forse sono stati lasciati qui perché troppo obsoleti. Si riesce ancora a immaginare i tanti camioncini pronti a distribuire il pane ogni mattina a tanti negozi, ristoranti e supermercati. Finché la fine non è giunta. Nel 2008 questa fabbrica aveva esattamente 33 operai, un numero forse inferiore rispetto a qualche anno prima. Nel suo periodo migliore, questa sede probabilmente aveva più del doppio del personale. Le condizioni dell'azienda da anni erano già fatiscenti e malgrado il posto di lavoro sembrava sicuro, già nel 2007 non si sentiva più nell'aria l'odore del pane, ma l'odore del fallimento. Una crisi che ha coinvolto tante altre aziende nella stessa zona industriale della Panem. La cassa integrazione venne infine avviata nel 2008, ma la morte di questa fabbrica fu lenta e dolorosa. Inutili furono le proteste degli operai, che avviarono immediatamente lunghi periodi di presidi e proteste per denunciare la cattiva gestione dell'azienda. Queste erano le parole di alcuni di loro all'epoca. Fu tutto inutile.
cassa integrazione iniziò il 13 ottobre 2008 e si è protratta almeno fino al 2009. So con certezza che questa sede ha comunque provato in tutti i modi a rimanere aperta, perché ci sono dei documenti risalenti all'ottobre 2010. In quell'anno gli operai erano sicuramente molti di meno rispetto a pochi anni prima, ma fu una mera illusione, perché fu proprio in quel periodo che la fabbrica venne abbandonata. Inoltre il capannone nel 2010 era già in gran parte inutilizzato da almeno 2 anni. Decisamente impressionanti sono i silos, sono giganteschi e fanno comprendere quanto questo panificio era in grado di produrre quando le ordinazioni erano ancora tante. La crisi non colpì soltanto questo stabilimento, ma anche altre sedi della Panem in altre zone d'Italia. Recentemente, nel 2019, la sede principale della Panem sembra essere rinata e godere di buona salute, una sorte senz'altro migliore rispetto a questo stabilimento. Sono quindi passati 10 anni dalla chiusura di questa fabbrica e di molti atti vandalici. Lo sciacallaggio del rame e di tutto quello che poteva essere rivenduto ha trasformato questa fabbrica. Tempo panificio efficiente ed all'avanguardia, oggi un luogo di degrado e decadenza. Non so dire quale possa essere il futuro di questa fabbrica. Posso però dire che attualmente l'edificio dovrebbe avere un curatore fallimentare. Nel 2018 era stata avviata un'asta giudiziaria, ma non è chiaro quale esito possa aver avuto. Difficilmente questo luogo rimarrà così per sempre. Prima o poi arriveranno le ruspe, raderanno al suolo ogni cosa. E questo video sarà l'ultima testimonianza della Panem di San Mauro Torinese, un piccolo angolo d'Italia dimenticata. Vi ringrazio per la visione di questo video, vi lascio con le ultime immagini, con il gusto di lasciare l'ultima testimonianza. Questo non sarà l'ultimo video nelle fabbriche abbandonate di questa zona, perché purtroppo, come tutte le zone industriali, i luoghi abbandonati non mancano di certo. Grazie per la visione.